Amici e amici di Volumbrite, siamo qui con la dottoressa De Ferrari e con la dottoressa Vengust, medico, psicologo e psicoterapeuta, psicologo e psicoterapeuta di Terra Mia. Dopo il convegno sull'alimentazione corretta, vi chiediamo un approfondimento dopo i vostri interventi di oggi. Dottoressa De Ferrari, volevamo chiederle come può essere una buona metodologia per passare ai giovani, ai bambini e agli adolescenti una buona alimentazione, un buon approccio all'alimentazione. Ma sicuramente, come ci siamo un po' detti nel convegno, il tema è trasversale, quindi tocca un po' tutti in ambito educativo, dai genitori agli insegnanti, agli allenatori delle palestre, eccetera. Quindi di sicuro una sensibilizzazione un po' generalizzata, perché poi a volte ciò che non viene osservato in un certo ambito, ciò su cui non si può intervenire in un certo ambito, magari potrebbe essere invece come dire, sensibilizzato in altrove, no? Quindi ciò che è difficile magari trattare in casa, magari può essere più facilmente trattato in una palestra se c'è un allenatore un po' sensibile, o a scuola se ci sono dei professori sensibilizzati, o se ci sono alcuni allievi un po' sensibilizzati, anche un po' con la metodologia dei pari. Quindi insomma, le metodologie possono essere diverse, come dicevo, quella dei pari, quella del rapporto con l'adulto un po' formato. Sicuramente deve essere il più possibile diffusa, perché come ci siamo detti è una problematica sempre più in espansione, sempre più diffusa, non tanto proprio a livello di patologia conclamata, quanto a livello magari subclinico di atteggiamento problematico con il cibo. Quindi in questo senso più c'è una diffusione, una sensibilizzazione, meglio è. Grazie mille. Dottoressa Vegus, invece, come ha fatto notare durante questa serata, il cibo, una caratteristica del cibo e dell'alimentazione è anche la sua parte relazionale. Come gli adolescenti affrontano il cibo sotto questo punto di vista, anche il rapporto con i pari, come diceva la dottoressa? Ma credo che gli adolescenti maneggino il cibo nel suo significato relazionale come maneggiano le altre cose dell'adolescenza, quindi fondamentalmente odiandolo o amandolo rivestendolo di significati, come dire, relazionali nella direzione dei propri pari, quindi in qualche modo affrancandosi, prendendo le distanze da quelli che sono stati i modelli familiari dell'infanzia e della preadolescenza, cui però credo che in qualche modo poi ritornino, cioè in qualche modo la matrice relazionale, la prima matrice, che è quella che ha legato la mamma e il papà al bambino attraverso il cibo, e da lì via discorrendo con gli esempi anche che i bambini hanno vissuto e di cui si sono permeati, in qualche modo poi ritornano, cioè l'adolescente tende a prendere le distanze un po' da tutti gli insegnamenti, quindi anche da quelli di tipo alimentare, per poi nella maggior parte dei casi, quando l'evoluzione così della crescita e dello sviluppo è sana ed equilibrata, si ritorna un po' a quelli che erano i precetti poi della famiglia. Si ha un po' bisogno di prendere le distanze. In questa presa di distanza a volte c'è spazio per la patologia, quindi come diceva la dottoressa De Ferrari prima, se ci sono altri fattori biologici, sociali, in qualche modo se c'è un substrato fragile e predisposto, si può andare verso la patologia. Altrimenti, tendenzialmente, soprattutto in una società come la nostra, in cui il cibo ha una valenza, un significato sociale ed è strettamente legato agli eventi sociali, agli accadimenti positivi e negativi, è normale poi che la risoluzione sia felice, ecco, del rapporto tra l'individuo e il cibo. Quindi sentiamo di rassicurare un po' i genitori fuori, che sono un po' spaventati magari. Grazie mille a entrambe e buona serata.